Matilde Maghetta è tornata! E con lei anche il calderone, ovvio. Ma quale magica novità a Magic Mixes si nasconde nel calderone? Per saperlo facciamo il giro di calderone! E salutiamo la piccola Aurora che abbiamo trovato l'anno scorso. Secondo me con un tocco un po' energico di bacchetta. Vai! Abracadabra! Magia del buco! Sì! Non oso metter la mano perché scava, non scava. Vorrei mai... Per la definizione piccolo e puzzoso, se già questo calderone era puzzosissimo, quanto è puzzoso il mini calderone? No! Qui all'interno si nascondono i suoi cuccioletti. Se lei era un Magic Mixes, sì. I veri loro Magic... sono i Mixlings! Piccoli piccoli! Dopo aver cipollato, bisogna aprire questa chiavetta. Eccola! Era è caduto il calderone! 7 anni di sfortune magiche! A questo punto puoi alzare il coperchio. Oh, wow! Qua. Qui abbiamo una pozione. Sì. E dov'è la bacchetta? Bacchetta. Qua sotto. Ah, eccola! È sotto la schiuma nuvolosa! È piccolina e puziosina anche questa! Ma adesso... Aurora, della sua misura. Brava! È perfetta per Aurora. Adesso devi andare col ditino a toccare... La pietra preziosa. Vediamo. Sfrega, deve essere una cosa a calore. Guarda. Sì. Dovresti trovare la rarità del cucciolo presente all'interno. Una luna, una stella, un rombetto, una coroncina. Sono una luna e un rombo. Allora la luna Buone è un comune notizie. Ma il rombo è un ultra raro. Perché all'interno, la fortunella, si trovano una coppia di Mixlings. Un piccolo spoiler di come sono. Allora, con la bacchetta, Mati, devi andare a avvicinarti a questo disegnetto. E che succede? Non ci credo! Si è aperto! È aperto, Mati! Pazzesco! Rosa e forse gialle. Quindi per me va bene. Oh, e anche per te, direi. Sì. No. Questa è? Dai che c'è il booklet, Mati. Vai. Adesso vediamo. Non vedo di scoprirlo. Allora, questa è una gatto sirena. Anche perché sono divisi per famiglie. Questo sembra trasparente. Ma questo è l'ultra raro. Allora, la sirenetta. Sì. Aspetta, cerchiamo la sirenetta, Mati. Ecco ragazzi il booklet, ci sono oltre 40 mixlings. Si possono trovare all'interno di questi mini calderoni. Aspetta, fai vedere bene a me. Occhio all'esperta. Anche dietro, Si chiama Minna ed è un Morphlings. I Morphlings hanno una caratteristica speciale. La bacchetta modifica il loro corpo. Non ci credo. Guarda che cresce la pinna. Ma fai vedere. E si alza. Puffic. Non ci credo. Magia. Meraviglioso, forse giù. È bellissimo. Lui. Cerchiamo il personaggio. Vediamo se sta in piedi. Sta molto bene in piedi. Io riesco la coda. Però come nuota la gatto sirena non nuota nessuno. Ah, l'hai trovato? Guarda, no. La sposta. Potrebbe essere... La sposta. Vai! Forza del magnetismo. Si chiama Nobin. Ed è un comune. Abracadabra, acqua. Come hai fatto? Boh, non lo so. Ma è magia! È già pronta con l'acqua. Allora. Acqua fredda. E l'asciugamano da dove è spuntato? Magia. Dai, sono molto curioso. Sui piedini proviamo. Prova sui piedini. Prova un tuffo. Sì, dai, usiamo lo stesso trucco che usavamo per le LOL. Vai, tuffo nell'acqua. Guarda. Inizio a vedere verdino. No, blu, Ah, è il colore che era nel booklet. Vai, io metterei un altro cubetto, Mati. Anch'io. Ullala. Vedo sempre più blu. Sì. Anch'io sempre più blu. E anche Aurora è molto felice. Quando è pronta? Manca poco. Scusatemi. Ormai è tutto azzurro lì dentro. Ma qualcuno sta russando, a me sembra, più che pronta. Ma sì, l'ho messa giù. Oh, Aurora. No, che bel colore. Mati, guarda. Bellissimo. Mamma mia. Meraviglioso. Ma è proprio magico. Mati, c'è un altro calderone qua dentro. Wow. Ma incredibile. Ma io lo metto da parte, non si sa mai. Sì. Bene, tutti i cuccioli in fila, tranne la sirena. Beh, puoi metterla nel calderone. La sirena è poco più grande di questo perché l'ha aperta prima. Ah, ma aspetta una cosa, il calderone. No, dimmi che si può rifare tutte le volte che si... Fatemi fare la magia. Sì! Sei un po' maghetto anche tu! Occhio ai simboli, Abbiamo trovato, Mati, sempre luna e rombetto. Ah, io volevo la corona. E anche non sono gemelli. Oh, vai. Due doppioni? No, sono diversi? Sì, sono diversi. Fammi vedere, dimmi che hai trovato il giallo. Giallo, sì, giallo. Sì, vabbè. Sembra una scimmietta. È molto pucciosetta. Oh,
Il coniglietto! È pucciosetto! Guardate! Vediamo. Aspettate. No! Ma è una specie di mostriciattolo! È sempre un Morphlings, lui è bunto! E ha tante mani! Nell'acqua. Sì, acqua fredda! È Napin, sempre Vanishers! E quindi? Riproviamo con la pipetta. Vediamo come vanisce nell'acqua. Allora. Ma lei diventa viola. Anche a me ha dato quell'impressione lì. Ma riproviamo tutto. Sì, metodo loro. Sì, è viola, è viola. Guarda qua. Fate viola vedere. Bella. Allora, scusate, Nita, ho sbagliato, Nita. Bella. Nita. Ma certo, perché sta facendo... Chissà cosa c'è adesso nel calderone. Ma è apparso qualcos'altro, lo sento. Vedi che è magico? Ma non è una scatola, è un indizio, un biglietto. Apri, apri, cosa dice? Non ci sta. Guarda sotto il tavolo. Guarda sotto il tavolo. No, ecco, ma... è l'edizione speciale Mixlings. Lo apriremo sotto il tavolo. Ma Ale. No, non ce la posso fare su. Portatelo su. E facciamo il giro di scatola. Ops, ops. È la serie speciale Glitter. Tre li vediamo già e uno invece è misterioso. Punto di domanda. Si chiama Turo e anche qua è misterioso. Io mi chiamo Harley. E mi piace grattarmi il pancino. Ok, un altro cliente. Sì, sì. Super. Guardate, abracadabra, non ha più le ali. No, incredibile. Lasciatemi il bagnetto, è mio. Scusa, era così comodo. Vado, tuffo. Deve entrare Mava. Gialla. Vai, vedo giallo, mi piace. Ullala. Lei cambia colore. Dai. Con l'acqua fredda. È troppo bella. Ma carina. Forza, tirati su. Glitterosa. Ciao. Ciao, Mava. Siete carini tutti e due per essere le mie frigolette. Ma la pucciosità la pancia non finisce. Guarda, se hanno altro cucciolo in arrivo, altro, può dirlo? Sì, ecco un altro cucciolo in arrivo. Allora, lei si chiama ed è la renna. Lei è glow in the dark e quindi andiamo al buio. Lumos. Anche io sono glow in the dark. Anche allora. Ma guarda che colori neon, sono bellissimi. Ma dov'è? Dov'è la nostra renna? Quella qua. Allora, con la luce LED UV la carichiamo per bene. Guarda quei palmetti delle mani. Vai. E poi ma che forza, non sono un classico verde. Si illumina sia il simbolino sulla fronte che le manine. È vero. Pronta? Spegni. Sì. Ragazzi, potrei essere incinta. Beh, infatti sono incinta. Sì, ho guardato, potrebbe essere il mio colore. Una stella. La gemma è rara. Stella, stella. Bello. Oh, ragazzi, qua si va di rarità, eh. Come si apre? Non so, prova con la pacchetta. C'è qualche magia particolare? Non c'erano le istruzioni, non è che guardate al volo. Aspettate, ragazzi. Sì. Vado a prendere un po' di pozioni magica per tirare fuori le cose. Ecco, vedi. Qua ci vuole il lavoro da professionista. Certo. Molto bene, si è spalmata. Si apre. Ma no, bastava aprirlo. Ma non c'era scritto. Come hai fatto? Booklet. Il booklet ci dice com'è. Vai, 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 Mati. E dov'è non questo turo? No, faccelo vedere. È sceso sotto il tavolo. Sbirciatina. No, si è nascosta anche sotto il tavolo. Risbirciatina. No, è dietro la colonna. Ragazzi, volete vederlo anche voi? Catabra? Sì. Sicuramente la mia figoletta. Ah, un draghetto. Cosa è successo? Gli occhi. Non ci credo. No, gli occhi da scuri. Vabbè, più così. Diventano così più pucci. Così sembra che stia facendo una magia, però. Mati, nel calderone sta sobbollendo ancora qualcosa. Vai a sbirciare. Un altro indizio. Leggi, maghetta. Non ci sta ancora. E quindi? Guarda sotto. Mi sa che il messaggio. Questo, ragazzi, è epico. Il castello dei Mixlings. No. Beh, devono avere una casetta anche loro. Passaggi segreti. Bene, torna su. E 5 momenti magici da scoprire insieme. Giro di castello. No, questo è il vero giro. Attenta. Io non ho visto niente. Anche qui c'è da togliere la chiavetta, Mati. Guardate che bello. La magia. È tutto glitterato. Bravissima, l'hai tolta. L'ha fatta volare. Guardate, ragazzi, c'è una segreta. Adesso, guarda che lui. Sì, fammi vedere il mixing. Ma che bello. Aspettate, come nei film, è guardate. È il padrone di casa. Che succede nei films? Guarda, la squadra. Tutta pronta ad entrare. Guarda che lo metto qua, La squadra lo sta guardando. Ehi, tu, renna gigante. Capo. Cosa è successo, mamma? Niente. Oscuriamo. Illuminiamo. Eccomi
Magic! Buongiorno ragazzi, sono il padrone di casa. Guarda, mi spuntano le alette! Ma carinissimo! Ma questo castello è pieno di sorprese. Ma ti vai lì? No, c'è un'altra magia. Magica. E che succede? Guarda. No! Guarda la torre! Guarda tutto il castello! Incredibile! E si faccia così? Eh no, mi sa che dobbiamo richiuderla ma, noi. Guarda, sì, ma hai visto dove è finito lui? Aspetta, Matti. Dove è finito Magic? Guarda! Ah, è dall'altra parte! All'interno! Rifacciamo? Bellissimo! Rifacciamo. Sì. Bello, possiamo, ecco, ma così. C'è la storia, guardate, una casa in canto. Aia! Vabbè ragazzi, allora tirate... Siamo sicuri che non sia una maledizione? Ecco. Vai, tutti hanno il buchetto per potersi attaccare. Ah. Dopo dici com'è andata, non so il tuo nome. Il buchetto è sotto la zampa. No, lo vedete qui ragazzi. Il posizionamento è un po' difficile, ma la magia mica si può guadagnare in maniera facile. Useremo lo scettro di Magic. Esclusivo. Ragazzi, speriamo bene a Dio. Occhio all'apertura. Bello. Eccola, è qua, da questa parte. Ok. Sono qua, non preoccupatevi. Un secondo ragazzi, manco anch'io, ne mancano tre. Forza, la magia. Ragazzi, guardate, scusatemi, la sono venuta a piedi dall'altra parte. No, il trucco della sirena. È l'unica in effetti che non si può appoggiare. E vai, ne manca solo uno. Magia. E ora che tutti i mixi sono giunti a destinazione, è il momento degli accessori. Aia! Che cos'era quella cosa bellissima tranciata dal muro, Ale? È la sfera di cristallo. No, fai vedere. Allora, praticamente... Sì? Lui si appoggia qua. Ok. Ma vale per Magic o per tutti? Per tutti. Ah, ok. Mangerò una caramella tra poco. Bellissima. E lui poi preme. Allora, ti dà la risposta? Forse. Forse, non si sa. Oppure... Sì. Sì, giusto. Oppure... Forse. Oppure... Fortuna! Fortuna! Forse mangerò tantissime! C'è anche il no, comunque nel caso potrebbe succedere. Ecco, no! C'è anche il no! Ma perché hai fatto uscire, Ale? Per far vedere che c'erano tutte. Va bene. E poi? Poi c'è un lettino. Vediamo il letto. E la copertina sale. Ma va! Hai visto? È bellissimo! Ma no, dove posizionato mettere bene. Il letto? Allora, prova, prova. Dove potrebbe essere il letto? Però ho un po' di freddo sulla torre, ci sono gli spifferi! È vero! Tiro su la copertina! Che bella! Ci vuole una giustatina, ma molto carina! E poi, Ale? Sono finiti! Ah, ma è bellissimo! È così magico che avrei avuto magia! È super magico! All'infinito! E ora che tutti i cuccioli sono in posizione... A dormire? In posizione anche a dormire sulla torre, che bravi! È arrivato il momento difficile di scegliere il pre... preferito del Oddio, giorno. Ne posso avere tre? Va bene, dai, solo perché sei brava, ciao, brava. Giusto, solo perché questa, sei te. Gatto sirena. Questa. Bella, animaletto che si mangia il piattino. E anche questa, anche questa è bella. No, sono quattro. Tutte queste. Vabbè, ragazzi, io ne scelgo, aspetta, le devo dire anche il mio. Io ne scelgo uno, quello che diventa giallo, perché è troppo carino. Ovvio, è giallo, aspetta che ma te lo faccio che diventa tanto azzurro. Giallo. Ecco. Ecco, sapevo. Grazie, Mati. E voi, ragazzi, fateci sapere qual è il vostro preferito del giorno. E se questo video, ragazzi, magico, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E quando fate le magie, ragazzi, non mettete la testa sopra la torre! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!